Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende. Buonasera. Rissa tra stranieri in piazza Garibaldi all'altezza di ZM. I carabinieri stanno indagando per scoprire le possibili cause che hanno spinto il gruppo di giovani magrebini ad arrivare alle mani ed a far volare sedie e tavoli. I presenti di commercianti allarmati hanno chiamato il 112, che è intervenuto sul posto con due unità operative. È la Dugoni ad aggiudicarsi la gara d'appalto per la gestione dei cimiteri cittadini nei prossimi 3 anni. L'impresa si è impegnata ad apportare diverse migliorie alle strutture cimiteriali, iniziando dalla sistemazione e distribuzione di bacheche e materiale necessario. Ecco cosa hanno dichiarato il sindaco, l'amministratore di SGP ed il direttore di Dugoni. Signor sindaco, si volta pagina. Probabilmente qui non c'è niente di politico, niente di elettorale, c'è da andare incontro alla sensibilità delle persone che è stata messa a dura prova nell'ultimo biennio, diciamo un anno e mezzo come minimo, se non di più. Questo sicuramente sì, anzi per questo abbiamo anche noi delle responsabilità, perché volevamo arrivare prima a un cambio di gestione per quanto riguarda i cimiteri, perché ci rendevamo conto e come ha detto lei è davvero andata come l'ha raccontata, insomma, e ci abbiamo messo un anno e mezzo, insomma, arrivare a capo a questa situazione. Speriamo di aver voltato pagina davvero, di aver cambiato passo. Noi di questi ne siamo convinti, anche se non vorremmo più abbassare la guardia, ma con la gestione precedente era davvero difficile. In questo ci vogliamo anche in qualche modo scusare. Io dico sempre, le responsabilità evidentemente sono nostre, insomma, però noi siamo partiti con tante difficoltà, ma la difficoltà è anche avere il personale idoneo per poter gestire tutto, e questo noi siamo dentro un concordato, i 102 milioni di euro, cioè a dire, questo ci ha anche limitato nella nostra azione. Ci siamo arrivati, un po' ce ne scusiamo per questo, e speriamo che da adesso in avanti le cose migliorino. Abbiamo avuto fare questa conferenza stampa qui al cimitero, i primi segnali sono positivi, ma questo non vuol dire, insomma, si vedranno, come si dice, bel tempo, si vedrà, come si dice, strada facendo. Credo che ci sarà molta attenzione da parte nostra e vorremmo anche approfittarne probabilmente per cambiare anche alcune modalità di gestione e fare anche alcuni interventi che possono essere sempre più utili a una variegata popolazione che abbiamo all'interno del nostro territorio, per andare incontro sempre ad esigenze più specifiche che poi determinano, insomma, quando viene a meno un proprio caro, insomma, noi sappiamo tutti che cosa vuol dire, e poter andare in uno spazio dove sia dignitoso da questo punto di vista sia davvero importante. Mario, una presa in gestione di una struttura, di alcune strutture, quelle riguardanti il territorio di Sassuolo, che non erano proprio messe bene. Beh, insomma, non si può mica, abbiamo, è stata una presa d'atto, e ci siamo impegnati in una ventina di giorni di fare la normalità, ecco, riportare i cimiteri alla normalità. Non siamo mica stati non abbiamo mica fatto delle attività eccezionali, abbiamo solamente riportato in normalità quelli che era il giusto decoro della struttura cimiteriale. Voi avete delle esperienze plurime anche in provincia di Modena, ma giusto per citare le più vicine, la gente in questi luoghi, in queste località è abbastanza soddisfatta. Quanto tempo ci devono mettere i sassolesi per esserlo? Beh, chi ben comincia è a metà dell'opera, quindi lascio il giudizio ai sassolesi di questi 20 giorni di come abbiamo riportato in normalità il cimitero. Io mi sono impegnato personalmente come direttore dell'impresa di garantire questo livello qualitativo per tutta la durata del contratto, che è un contratto di 3 anni rinnovabili per altri 3, e io spero di poter continuare a fare la fornitura ai sassolesi per 6 anni. Dottor Cavallini, un nuovo contratto che deve cancellare 3 anni, forse l'ultimo anno e mezzo, di cattiva gestione. Sì, purtroppo gli anni sono stati anche di più, ricordo dalla mia nomina e mi ricordo alcuni
pre-feste delle Ogni Santi e dei Morti, che ci siamo trovati più volte a dover insistere per mantenere una decente, una corretta manutenzione dei complessi cimiteriali che abbiamo in gestione, perché purtroppo con la gestione precedente non abbiamo mai avuto soddisfazione contrattuale di quello che erano le richieste e soprattutto i compiti e gli impegni sottoscritti. Bisogna imparare dagli errori precedenti, sia fatti eventualmente da parte nostra, sia fatti dalla precedente gestione. Qua la partenza sembra buona, gli auspici sono buoni, quindi già come si dimostrano in che stato di conservazione, dopo pochi giorni dalla consegna contrattuale, si trovano i cimiteri oggi, possiamo dire che sicuramente l'inizio è stato buono. Bisogna comunque mantenere il passo, perché bisogna mantenere le promesse e soprattutto le promesse contrattuali che sono state fatte. La ceramica Oscar, ex Guglia, dopo il rifiuto del concordato, è fallita e lascia quasi 100 dipendenti senza lavoro. I lavoratori dovranno affidarsi alla trattativa sindacale per ricevere le tutele del caso. L'udienza in tribunale per il fallimento è fissata al prossimo 9 gennaio. Ed ora passiamo allo sport. Jérémy Boga, attaccante del Sassuolo, è stato operato all'ospedale di Barcellona Quirón. Il giocatore si è sottoposto ad una pulizia della zona tribale per la rimozione di una calcificazione. L'operazione è perfettamente riuscita e l'attaccante classe 1997 dovrebbe tornare in squadra verso metà novembre. In dubbio per il lunch match di domenica tre giocatori: Boateng, Duncan e Odgaard. Ritornerà a disposizione della formazione Rogerio. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento come sempre a domani. Buona serata! Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende.